Lo storico Mark Bloch in Apologia della Storia scrive che i momenti di crisi delle società sono quelli in cui la storia viene messa in discussione. Ecco perché il professor Francesco Giordano, nel momento in cui la storia del cinema viene mortificata da una classe politica insensibile al grido di dolore degli operatori del settore, ha deciso di nucleare uno spazio di riflessione critica e storica all'interno del proprio laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche, attivato in modalità e-learning presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, invitando nell'ambito del ciclo di incontri con i protagonisti del comparto audiovisivo Giuseppe Borrone, critico e storico cinematografico, direttore artistico di Cineforum e soprattutto autore del Dizionario del Nuovo Cinema Napoletano, un corposo catalogo critico di ben 500 film recensiti, 200 autori, tra cui i fratelli Francesco e Maurizio Giordano, presenti con il premiato Le Stanze Aperte. Do il buon pomeriggio a Giuseppe Borrone. Giuseppe Borrone, storico del cinema, critico cinematografico, e soprattutto lui è un promotore di Cineforum, ecco, ed è un organizzatore di festival di rassegne. L'incipit di Borrone è stato così folgorante da aver immediatamente rapito l'attenzione degli studenti, allettati alla prospettiva di una carriera da critici cinematografici, che sentono nelle loro corde in quanto coerente con il loro percorso di studi universitari. Bisogna fare attenzione non a ciò che si dice nel film, ma a ciò che dice il film, cioè il messaggio che si prefigge di veicolare, il cui corollario è ciò che sosteneva il poeta Foscolo. L'arte non consiste nel rappresentare cose nuove, bensì rappresentare con novità. Il compito di un critico, secondo me, è quello di disassemblare le cose messe insieme da un regista per arrivare a cogliere il significato di quell'opera. Come diceva sempre appunto il mio maestro Mino Argentieri, non è importante cosa si dice nel film, è importante cosa dice il film. Cioè, ogni volta che voi vi ponete davanti ad un'opera cinematografica, dovete cercare di cogliere quello che è il messaggio, la morale, la visione del mondo, no? Che il regista vuole esprimere in questo film. Ovviamente, diciamo, il ruolo della critica oggi è in forte discussione, è in forte ridefinizione. Basta vedere quello che sta succedendo, ad esempio, sulle pagine dei quotidiani, dove si assottiglia sempre di più lo spazio lasciato ai critici cinematografici, almeno quelli storici, e mentre invece si dà sempre più spazio al cosiddetto colore, no? Una delle mie attività principali, che è la direzione artistica del Cineforum del Cinema La Perla di Napoli, l'ho iniziata a dicembre del 1991, quindi quasi in contemporanea. E cosa facciamo, diciamo così, con il Cineforum, ma anche con tante altre attività? Promuoviamo il cinema d'autore. Siamo degli intermediari tra i realizzatori e il pubblico. C'è un grosso equivoco, che pure bisogna sfatare, che la gente voglia soltanto i film d'evasione, i film commerciali, i film che fanno ridere. Falso. E infatti anche nel cinema il come è la cifra artistica di un film, ciò che lo eleva da prodotto di intrattenimento ed evasione a opera d'arte. Eppure, come sottolineato dal professor Giordano, non esiste un indirizzo di studi specifico per gli aspiranti critici cinematografici, ragion per cui, come consigliato da Giuseppe Borrone, la via maestra è vedere il maggior numero possibile di film, in modo da affinare la propria sensibilità estetica e il proprio gusto cinematografico, anche perché, anche per la critica cinematografica, come ravvisava Thomas Elliot, è possibile adottare una teoria e convincersi solo dopo che ci piacciono le opere d'arte che ad essa si adeguano.
ma sono sicuro, diceva ancora, che le mie teorie sono state più fenomeni dei miei gusti, ed è così in quanto sono frutto della mia esperienza diretta con quegli autori che influirono su ciò che scrissi. Ecco perché, come ha ammonito Borrone, non sempre il più bramato riconoscimento in ambito cinematografico, il premio Oscar, è indice dello status di capolavoro di un prodotto cinematografico. Non per nulla lo scrittore Miguel de Cervantes, autore di uno dei capolavori della letteratura di ogni tempo, il Don Chisciotte della Mancia, amava ripetere che ogni volta che partecipava ad un concorso letterario arrivava sempre al secondo posto, dal momento che il primo viene sempre assegnato sulla base di motivazioni che esulano da una valutazione obiettiva delle qualità artistiche delle opere in concorso. Salve, no, ho chiesto già al professore prima, essendo io una studentessa di letteratura, quindi essendo più effettivamente abituata alla critica magari letteraria e quindi teorica, se il lavoro di il percorso di critica cinematografica deve essere più un percorso oggettivo, quindi che si basa sulla conoscenza di tecniche, quindi sul capire le tecniche cinematografiche del film, o più un percorso si può dire personale, quindi emotivo, quindi il critico deve essere più colui che osserva in maniera oggettiva o più colui che si immerge nel film? Entrambe le cose, Alessandra, nel senso che il cinema ha un linguaggio specifico, no? Come tu ben sai, cioè ci sono cose che trovi nel cinema ma non trovi nella letteratura, o meglio, una volta non c'erano, ma sempre più la letteratura sta diventando di tipo cinematografico, perché certi procedimenti di montaggio, di flashback, di montaggio parallelo, che erano magari tipici del cinema, li ritroviamo sempre più. Anche letterari, certo. Anzi, ci sono molti romanzi che vengono scritti in partenza, già secondo me destinati ad un adattamento una volta avremmo detto cinematografico, ma oggi ti dirò di più, ci sono molti, diciamo, sì, romanzi che vengono scritti in funzione di un adattamento seriale, vale a dire televisivo, perché oggi il baricentro, parliamoci chiaramente, della produzione, diciamo, audiovisiva, non cinematografica, si sta spostando verso la televisione, perché infatti forse il cinema è in crisi, ma in realtà il sistema degli audiovisivi non è affatto in crisi. Cioè stanno lavorando tutti, quelli che si occupano di regia, di qualsiasi settore, di qualsiasi comparto, perché queste piattaforme che sono esplose come i funghi, no? Perché adesso abbiamo Netflix, Amazon Prime, Team Vision, vabbè, eccetera, eccetera, le conoscete meglio di me, di cosa hanno bisogno? Di contenuti. Hanno bisogno di contenuti, quindi i film bisogna realizzarli. Allora, un critico cosa deve fare? È chiaro che deve. Allora, la prima cosa che deve fare, un critico, non è che vede soltanto i film. Il consiglio che posso darvi, ma penso che lo sappiate già, dovete leggere di tutto, okay? Soprattutto, diciamo, sui testi letterari, ma di tutto, veramente di tutto, perché questo vi aiuta tantissimo nel cogliere, come dire, i riferimenti, magari anche un po' nascosti e metaforici, che sono nel testo filmico. Ma voi è chiaro che dovete avere anche una conoscenza della tecnica, perché il cinema c'ha un suo linguaggio che è fatto di inquadrature, cioè il modo in cui il regista posiziona la macchina da presa è quello che dà il senso, diciamo così, al film, che differenzia un lavoro rispetto a un altro. Vengano dunque esperienze laboratoriali come quella del professor Giordano, che garantisce ai propri studenti una full immersion nel mondo della settima arte, in quanto coniuga l'opportuna formazione teorica con la possibilità di interfacciarsi con chi il cinema lo fa con eccellenti risultati o lo vive per passione come Giuseppe Borrone, che ha regalato un altro illuminante spunto di riflessione. Assurge al rango di capolavoro non il film che fa man bassa di statuette, ma quello che riesce a sprigionare significati diversi in periodi diversi, parlando a tutti proprio come l'opera omnia del più grande drammaturgo di tutti i tempi, William Shakespeare, da cui il cinema ha tinto a piene mani. In fin dei conti, il principe danese Amleto, ha fatto notare Borrone, altro non è che l'incarnazione delle ansie, frustrazioni, inquietudini dei giovani di ogni epoca, che faticano ad uscire dal cono d'ombra dei loro padri e perciò scivolano dal parricidio inconscio descritto da Freud a quello reale di cui è sempre più ricca la cronaca nera.
curiosità, cioè quanto spesso può accadere che un critico cinematografico, ma non solo, cioè un critico in generale, possa andare ad analizzare un film e scovare elementi che magari il regista non era nemmeno consapevole di aver cioè di aver inserito, e quale potrebbe essere in questo caso il rapporto del regista e il critico? Allora, capita quasi sempre, diciamo così, che i critici scrivano delle recensioni e il regista puntualmente dice: ah, non me ne ero nemmeno accorto, diciamo così. Ah, questo ho voluto dire, diciamo così. In genere, più delle volte, viene accettato, diciamo, ironicamente anche, no, questa osservazione. Cioè, è giusto che il critico vada a scovare dei significati magari che il regista non aveva in mente al momento del... magari ce ne fossero tanti, diciamo così, di significati. Cioè, quello che voglio dire, il regista non si deve offendere, anzi, è un complimento. Vuol dire che il suo film è talmente ricco, talmente ben riuscito, che riesce a parlare ad ognuno in maniera diversa, magari, e a dire qualcosa di interessante. Diciamo è quello che rende il film eterno, appunto. Eterno, lo rende eterno, lo rende eterno. Come si dice? Alla luce di quanto detto finora, non è fuorviante la suggestione ispirata alla circostanza che molti influenti cineasti, come i più acclamati esponenti della Nouvelle Vogue, da Godard a Truffaut, in origine erano critici cinematografici che declinavano la critica come il miglior apprendistato in vista del loro passaggio dietro la macchina da presa, secondo la quale per esercitare un pensiero critico scevro da condizionamenti ideologici e pregiudizi, come da etimo del termine critica, il verbo greco antico crino che significa secernere, separare ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, il torto dalla ragione, il critico deve avere una conoscenza approfondita di tutti i meccanismi, anche quelli tecnici, della complessa macchina cinematografica, esattamente come il regista. Infine, sollecitato dal giornalista Renato Aiello a un confronto tra il cinema italiano, che beneficia di provvedimenti miopi e scriteriati per mitigare le ricadute negative di un'epidemia di Covid che continua a mordere, e quello francese, da sempre patria d'elezione del cinema d'autore, Giuseppe Borrone ha amaramente constatato che la Francia è ormai l'ultimo avamposto dove andare al cinema, è un rito sacro come partecipare alla Santa Messa il giorno di Natale. Lei prima ha accennato al fatto che comunque, pur essendo un critico, giustamente non ha mai fatto un film. Però sì, io ricordo che molti cineasti, pensiamo soprattutto a quelli della Nouvelle Vague francese, iniziano la loro attività come critici, come giornalisti. Sì, 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 quindi io le dico, in certo qual modo, un critico è anche un po' un regista, ovviamente non nel senso che realizza film, ma nel senso che deve avere comunque una conoscenza approfondita di tutti i meccanismi, anche di quelli tecnici, per cui alla fine, tra virgolette, nel momento in cui recensisce un film, è un regista in certo qual modo. Sì, ho capito il senso della domanda. Allora, io ho avuto una sola esperienza come produttore, quindi non come regista, che ho prodotto un documentario di 20 minuti e ho detto non lo farò mai più, perché mi sono ritrovato improvvisamente, no, dall'altro lato della barricata, no? Cioè quello di dover magari intercedere presso il critico, intercedere presso il direttore di festival. Io questo intendevo dire: io voglio essere critico tutta la vita, non l'ho fatto una volta questa esperienza, evitare quelle noie burocratiche, non solo burocratiche, proprio, diciamo così, a me dà soddisfazione quello di valorizzare, ecco, aiutare i registi a scoprire i registi, promuovere il loro lavoro, valorizzarlo, andarci a trovare dei significati che magari non tutti sono riusciti a cogliere, dargli l'opportunità di presentarlo in un festival, in una rassegna, dargli la possibilità di avere un pubblico, perché è una cosa importante per un regista, e avere un pubblico con cui confrontarsi, okay? Perché c'è tanto sacrificio. La cosa più bella non è vincere un premio come molti pensano, no, la cosa più bella è avere un pubblico con cui confrontarsi. Allora io, questo è il mio lavoro. Tanto bello che lui ha scritto il libro, eh?
Io ho scritto questo libro di oltre 500 film di oltre 200 registi. È difficilissimo fare tutta una raccolta di questo genere. Sì, io ho esaminato tutti i film e gli autori, diciamo così, che si sono mossi a Napoli in Campania dal 1990 fino ad oggi praticamente, e sono oltre 200 registi, oltre 500 film, come diceva Francesco. Perché c'è questo movimento del nuovo cinema napoletano, che secondo me è un movimento importante, di cui si conoscono forse soltanto la punta dell'iceberg. Si conosce Sorrentino, si conosce Mario Martone, si conosce Antonietta De Lillo, Stefano Incerti, Pappi Corsicato, forse si conoscono adesso Guido Lombardi, si conoscono i Francesco Prisco, i Leonardo Di Costanzo, ma ci sono in realtà centinaia di altri autori che hanno realizzato delle cose interessantissime, che molte volte sono state viste soltanto nei festival, per il discorso che facevamo prima a monte della difficoltà di arrivare nella sala cinematografica, ma che hanno costituito l'humus su cui poi si è sviluppato tutto il movimento, su cui è nata l'industria cinematografica. Io ci tengo sempre a sottolineare questo aspetto. A Napoli è nata l'industria dell'audiovisivo, o meglio, Napoli è stata una delle capitali del cinema, non mi fraintendete, negli anni 10 e negli anni 20, Napoli e Torino erano le due capitali italiane del cinema, però dopo un periodo di declino in cui la produzione si era trasferita a Roma, negli ultimi 20 anni le produzioni nascono proprio qua a Napoli. Cioè non è che vengono i registi da Roma, da Milano e utilizzano Napoli soltanto come il set, no, c'è il Pino, c'è il Vesuvio, c'è sta il Golfo, facciamoci una bella storia ambientata a Napoli, no, c'è la pizza e il mandolino. I film sono concepiti proprio qua a Napoli e la città viene raccontata, nel migliore dei casi, come una città normale, certo, con i suoi problemi, con le sue problematiche, ma non cadendo nello stereotipo, ecco, della pizza, del sole, del mandolino, dello scugnizzo, della criminalità. Certo. Volevo chiederti due cose. Diciamo che tu sappia in Francia come si sta muovendo il settore da un anno a questa parte con la pandemia. Sappiamo che lì c'è un culto e un rispetto maggiore, sì, rispetto appunto all'Italia. Viene anche studiato, è più tutelato, più protetto come un'industria vera, tutti gli effetti, cosa che da noi non si è mai compiuta forse, se non in parte. E poi un aggiornamento, che sempre che tu sappia, sui progetti di Antonietta De Lillo, che diciamo so che segui molto, e anche alla Perla spesso ci sono state proiezioni di suoi film. Per esempio c'era l'ultimo film che lei aveva, di cui aveva parlato, quello del rapporto tra l'uomo e la bestia, l'animale, un film, il nuovo film partecipato. Volevo capire un po' come si sta. Allora ti rispondo subito su Antonietta De Lillo. Sì, l'uomo e la bestia, diciamo, sì, è un documentario partecipato, vale a dire un progetto di documentari a cui possono dare il loro contributo tutti coloro che vogliono in qualche modo seguire questa traccia narrativa indicata dalla regista. Quindi film che abbiano a che fare in qualche modo con il rapporto tra gli uomini e gli animali. E si sta costruendo, l'uomo e la bestia si sta costruendo. Cioè, nel senso, proprio ultimamente ho visto, diciamo, su un documentario che si chiama La Manza, che verrà distribuito prossimamente nei festival, che parla proprio del rapporto di un allevatore con i vitelli. E, come tu ben sai, il documentario partecipato è un po' un collage che alla fine viene fatto, però prima si devono realizzare i singoli pezzettini, diciamo così, del progetto, e poi devono essere assemblati insieme. Però nel frattempo ti dico che Antonietta ha realizzato un altro progetto che in realtà ha ripreso un suo vecchio videoritratto dedicato a Lucio Fulci, che è, diciamo, un grande regista di genere degli anni 50 e anni 60 italiano, e lo ha praticamente esteso, allargato, se così vogliamo dire. Cioè, durava 18 minuti all'origine, adesso dura un'ora, e l'ha reintitolato Fucci Talks, ed è un'intervista a questo grande regista appunto italiano di genere, che veramente che aveva un senso dell'umorismo, un'ironia incredibili, e che è stato presentato al Noir in Festival proprio di recente, che è un festival specializzato in cinema, thriller e noir. Questo per quanto riguarda Antonietta. Per quanto riguarda la Francia, guardi, ti posso confermare una cosa, che la Francia è l'ultimo paese al mondo dove il cinema è ancora una sacralità. Io l'ho visto con i miei occhi. Non l'America, non l'Inghilterra, men che meno l'Italia. La Francia è l'ultimo paese al mondo dove andare al cinema è come andare a messa il giorno di Natale. Ok? Cioè, nel senso che c'è un rispetto massimo, ma totale, nei confronti del cinema.
Ovviamente anche lì è in corso, come in Italia, una battaglia tra la difesa della sala, della fruizione nella sala cinematografica e l'arrembaggio delle piattaforme. Perché poi quando parliamo di piattaforme, parliamo di piattaforme liquide che superano i confini materiali, cioè Netflix, voglio dire, non è che invade solo l'Italia, invade tutto il mondo dell'etere, tutta la rete, voglio dire, quindi arrivi in Italia, arrivi in Francia, non ci sono barriere che tengano, capisci? Cioè non è come, cioè i francesi, come tu ben sai, hanno provato a lungo a opporsi alla colonizzazione culturale dell'inglese, addirittura c'è una legge in Francia che proibisce l'utilizzo di insegne inglesi nei negozi, proprio perché i francesi hanno subito il colpo di questo superamento da parte dell'inglese come lingua veicolare internazionale. Però a un certo punto, su certe cose, è come svuotare l'oceano con un secchiello, praticamente. Non si può impedire... È impossibile impedire a una piattaforma di arrivare ovunque nel mondo. A meno che non fai come in Iran, come in Corea del Nord, dove bloccano l'internet. Cioè se accede una volta al mese, se vogliamo fare quella fine, per carità, mi sta anche bene, però non penso che... Vabbè, saremmo... il punto è trovare un equilibrio. Perché come il punto tu, è trovare un equilibrio. Non va demonizzato nulla. No, assolutamente. Assolutamente. Non va... Anzi, chi è, dovrebbe essere maggiormente interessato alla sopravvivenza della sala, sai chi sono? Le piattaforme. Perché un film che è andato prima in sala acquisisce un valore maggiore quando viene dato sulle piattaforme. Perché se i cinema vengono utilizzati tipo come showroom, no? Come vetrine di promozione di un film, magari un film vince l'Oscar, va in sala, tutti ne parlano, articoli sui giornali, servizi al telegiornale, e poi arriva su Netflix, dico per dire, ti assicuro, fa 10 volte più spettatori che se ci arrivi direttamente. Ma magari anche con quella forma di interazione che proponevi, di intervento di un regista, di un visiting professor, diciamo, che interviene anche come Sorrentino per un film dove parla col pubblico, non è la semplice, certo, proiezione. Certo. Questo in sala, ma io lo dico pure per le piattaforme, perché secondo me, perché finora, in realtà finora queste piattaforme non è che hanno avuto questo successo proprio strepitoso, okay? Cioè non è che in termini numerici... abbiano fatto dei numeri, no? Qualcuno ha dei dati aggiornati, ragazzi? No. Però non credo, da quello che so io, non hanno fatto questi numeri strepitosi, ok? Perché? Perché manca un elemento. Perché questi film vengono buttati là, se tu nella tua solitudine, nella tua camera, ti vedi il film, così. Se invece la proiezione fosse introdotta, che ne so, dalla presentazione del regista, per dire, dalla possibilità di un Q&A, uno scambio di domande, no, anche in diretta, cioè, no, in diretta no, perché tu devi vedere il film, non ti devi distrarre, alla fine della proiezione, ma sarebbe molto più coinvolgente, secondo me.